Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo morbidissimo, avvolgente, caldo scaldacollo cappuccio Infinity. Un nome lungo, ma vi spiego subito perché. In questo momento voi me lo vedete indossato come uno scaldacollo che, come potete vedere, mi avvolge completamente, ma se dovesse fare molto freddo io posso alzarlo e trasformarlo anche in un cappuccio. E l'ho chiamato Infinity perché, come potete vedere, qui avanti è arrotolato su se stesso, come ho fatto per realizzare la stola Infinity dell'anno scorso. Lo scaldacollo cappuccio va molto di moda. Io ho deciso di dargli il mio tocco personalizzato facendola nella versione all'uncinetto, proprio creandogli questa versione Infinity. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Acchiappasogni della Mistrico Filati. Ogni gomitolo è da 100 metri e misura 280 metri. Io ho utilizzato il numero 7, che è questo sfumato del viola e del lilla, come potete vedere, e ho utilizzato due gomitoli lavorandoli con l'uncinetto numero 4. Questo è quello che mi è avanzato dei due gomitoloni. In descrizione, come sempre, vi metterò il link della merceria Coleti, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Come vi ricordate, io ho già utilizzato lo stesso filato, ma in colori diversi, per realizzare il poncho vortice e la maglia acchiappasogni. E ho in casa già lo sfumato del marrone con il quale intendo creare qualcos'altro nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la lavorazione, io ho montato 99 catenelle che mi servivano per creare la larghezza del mio scaldacollo. Anche se siete una taglia più grande, secondo me non c'è bisogno di andare a mettere molte altre catenelle in più, perché come potete vedere è veramente alto, infatti è largo circa 56 centimetri. Dovete andare a farlo più lungo naturalmente, perché io ho lavorato il motivo per 9 volte, avendo quindi un rettangolo lungo circa 87 centimetri, e come potete vedere a me non stringe attorno al collo, e quando mi alzo il cappuccio è bello largo. Però voi, se siete una taglia più grande, quindi avete il collo un po' più largo e più grande del mio, allora invece di 87 io vi consiglio di arrivare almeno a 92-93 centimetri e quindi poi di andare a cucire il vostro rettangolo. Per la cucitura del rettangolo non bisogna fare altro che sovrapporre i due lati più corti e girarne uno sotto sopra, proprio per avere, e io nel video tutorial naturalmente vi mostro come fare, proprio per avere questo incrocio qui sul davanti, che io trovo veramente carino e rende ancora più particolare lo scaldacollo e il cappuccio quando vengono indossati. Voglio solo da vicino farvi vedere un po' meglio, spero di riuscirci. Il motivo è semplicissimo ed è anche un po' forato, però vi posso assicurare che, essendo un bello doppio, addosso copre tantissimo, il vento non passa. Bene, spero che questo scaldacollo con cappuccio vi piaccia, che desiderate realizzarlo, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentandoconelsa.it. Ah, adesso potete anche taggarmi su Instagram, mi sono aperto il profilo di Instagram e penso che ve ne siate rese conto, potete taggarmi con il mio profilo Elsa Faccio mettendo l'hashtag Uncentando con Elsa. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola cappuccio, scaldacollo cappuccio, ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Acchiappasogni, questa volta in questo bellissimo colore con il viola, il lilla e sfumato. Lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 4 e io ho montato 99 catenelle. Se dovete andare a far da aumentare, mi raccomando, aumentate di 14 catenelle. Lo so, 99 non è un multiplo di 14, ma mi serviva un'ultima catenella per poter fare i giri avanti e indietro. Però voi, rispetto ai miei 99 catenelle, dovete andare a aumentare di 14 se la volete ancora più larga. Allora, a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro. Mi avvicino un po' con la telecamera in questa maniera e andiamo a realizzare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Una catenella di separazione, prendo il filo, salto queste 4 catenelle che ho fatto, quindi entro nella prima delle mie 99 catenelle e vado a realizzare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia bassa.
Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Ho realizzato così 3 maglie basse, 2 catenelle, 1 e 2. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado nella quarta catenella e realizzo una maglia alta. Una catenella, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza maglia bassa. 2 catenelle, scusate, 2 catenelle, 1 e 2. Salto una catenella di base, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva catenella e realizzo una seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro. Ho fatto le ultime 3 maglie basse, le 3 catenelle. Prendo il filo, vado dove ho le ultime, salto le 3 catenelle, quindi vado dove ho l'ultima catenella e realizzo una maglia alta. Una catenella di separazione, rientro dentro la stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro, posso andare a fare il secondo giro. Quindi mi giro con il lavoro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e vado a realizzare 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la prima delle 3 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Una catenella, prendo il filo, salto le 2 catenelle, entro dove ho la prima delle 3 maglie basse e vado a realizzare una maglia bassa. Vado dove ho la seconda maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e adesso vado a fare il motivo che dovrò ripetere per tutto il giro, perché questo è l'inizio, quindi l'inizio qui è leggermente diverso rispetto a quello che andrò a fare qui. Da qui in poi ripeterò sempre fino alla fine, vi farò vedere come si termina il secondo e come si inizia il terzo. Quindi prendo il filo, vado dove ho l'archetto del ventaglietto e vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la prima delle 3 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto le 2 catenelle, vado dove ho la prima delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi ripetiamo un'altra volta insieme. Entro nel ventaglietto che è nell'archetto tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia delle 3 maglie basse, realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. 1 catenella, salto le 2 catenelle, vado nella prima delle 3 maglie basse, realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1
e 2. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Terzo giro, mi giro con il lavoro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, entro dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la prima maglia bassa, vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto, cioè scusate, sì, senza catenelle, quindi ho fatto la maglia bassa, salto la catenella, vado dove ho la prima maglia bassa delle due e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e adesso vado a realizzare quello che dovrò fare per tutto il mio secondo giro. Scusate, c'è un po' di pelo che dà un po' fastidio. E realizzo, vado dove ho la prima delle due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado nella successiva maglia alta e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la maglia, salto le 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo vado a realizzare 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la prima delle mie 2 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Salto l'archetto di una catenella, vado dove ho la prima delle 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto le 2 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte successive, entro nella prima e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la seconda delle mie maglie basse, delle prime 2 maglie basse, realizzo una maglia bassa. Salto la catenella, vado dove ho la prima delle 2 maglie basse, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo e il mio terzo giro. Sto per terminare il mio terzo giro. Ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la prima delle 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e faccio la maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare la mia il mio quarto giro. 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, salto la catenella, vado direttamente dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi 1. Rientro 2, vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado nella terza maglia alta e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado dove ho l'ultima delle maglie alte e realizzo di nuovo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Prendo il filo, salto le 3 catenelle, salto la maglia delle 2 maglie basse, salto le 3 catenelle, vado direttamente dove ho il gruppo delle mie 4 maglie alte e realizzo nella prima maglia alta 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Vado nell'ultima maglia alta e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2,
e ricomincio, vado dove ho le 4 maglie alte, entro nella prima e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Salto le catenelle, salto le maglie basse, salto le catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il mio quarto giro, prendo il filo, salto le catenelle, le maglie basse, vado direttamente dove ho la prima delle 4 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nell'ultima maglia e di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Salto la catenella, vado direttamente dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Possiamo andare a lavorare il nostro quinto giro. E realizzo. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia di base e vado a fare una maglia bassa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto le maglie alte rimanenti, vado dove ho qui l'archetto che mi si è formato tra le maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, e rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e adesso inizio, ricomincio a fare quello che farò per tutto il mio quinto giro. Salto tutte le maglie alte, quindi salto, cioè non tutte, salto le prime 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. Entro nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Entro nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Ho realizzato così 3 maglie basse, 2 catenelle, 1 e 2, salto le catenelle, vado dove ho la prima delle mie 3, 6, 8 maglie alte e realizzo una maglia alta bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi salto tutte le ultime maglie alte, vado qui dove ho l'incrocio, dove ho l'unione tra le maglie alte e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa, entro nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Entro nella successiva e realizzo la mia terza maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e realizzo una maglia bassa, vado nella successiva e realizzo la mia seconda maglia bassa, vado nella successiva e realizzo la mia terza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare il mio quinto giro, ho fatto le 3 catenelle, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva maglia alta e realizzo la mia seconda maglia bassa. Vado nella successiva maglia alta e realizzo la mia terza maglia alta. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare la mia quarta maglia bassa. Mi giro con il lavoro e posso andare a fare il mio sesto giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia di base e vado a fare una maglia bassa. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo la mia terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho l'archetto del ventaglietto tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2 catenelle, 1 e 2, rientro nello stesso archetto e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2.
3 catenelle, 1, 2, 3. Salto la prima delle mie 3 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. 1 catenella, salto le 2 catenelle, entro nella prima delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. Entro nella seconda e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto del ventaglietto, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la seconda delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. Catenella di separazione, salto le 2 catenelle, entro nella prima delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto per terminare il mio sesto giro, ho fatto le 3 catenelle, salto la prima delle mie 4 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa, entro nella successiva e realizzo la mia seconda maglia bassa, entro nella successiva e realizzo la mia terza maglia bassa. Mi giro con il lavoro, mi alzo con una catenella e posso iniziare a fare il mio settimo giro. Scusate, litigo sempre con il filo, non lo so. Ma entro dentro alla prima delle 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. Entro nella seconda e realizzo una seconda maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Quindi una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte. Quindi una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto le 2 catenelle, vado dove ho la prima delle 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima delle 2 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Salto la catenella, vado dove ho la prima delle 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva, salto le 2 catenelle, entro nella prima delle 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima delle 2 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Salto la catenella, entro nella prima delle 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto per terminare il mio settimo giro. Ho fatto le 3 catenelle, salto la prima delle 3 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Vado nell'ultima maglia bassa e realizzo la mia seconda maglia bassa. Bene, ho terminato così anche il mio settimo giro. Ottavo e ultimo giro, poi si ricomincerà da capo e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella successiva e di nuovo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e di nuovo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo 2 maglie alte, una e 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo 2 maglie alte, quindi una e 2.
prendo il filo, salto le maglie alte, le catenelle, le maglie basse, le catenelle e vado dove ho il mio gruppo di 4 maglie alte e ricomincio 2 maglie alte sopra ogni maglia alta. Quindi vado nella successiva e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Devo fare questo per tutto il mio 8° giro. Sto terminando il mio 8° giro, ho fatto 2 maglie alte sopra ogni maglia alta del giro precedente, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie maglie basse e vado a realizzare una maglia alta. Bene, adesso bisogna ricominciare dal primo giro. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come si rinizia il primo, perché qui abbiamo una base diversa mentre qui ne abbiamo un'altra. E si realizzava in questa maniera. Si va a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, rientro dentro la stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo la mia terza maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e realizzo una maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove si incontrano le maglie alte e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Quindi ricordatevi, qua abbiamo fatto soltanto una catenella, qui invece ne faremo sempre solo 2. Era il primo giro, era solo questa la differenza. Bene, si rifà sempre dal primo fino all'8° giro. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e in realtà vi dirò alla fine quanti mi sono usciti di questi motivetti qua. Mi allargo un po' la telecamera per farvi vedere meglio quanti mi sono usciti di questi 1 2. Diciamo che comunque per ogni motivo io ne ho 2, quindi io una volta che avrò finito vi dirò quindi quanti motivi sono, andando a contare appunto 1 2. Ogni 2 è un motivo perché sono 8 giri. Detto ciò, quindi come vi ho detto, io continuo a lavorare e poi vi farò sapere quante volte l'ho ripetute e andremo poi a cucire il nostro scaldacollo cappuccio Infinity. Dunque, io ho ripetuto il motivo per 9 volte, quindi ho ripetuto i miei giri in modo tale da arrivare ad avere una lunghezza di circa 87 cm. Permettete che non è stirata, quindi una volta stirata può darsi pure che si allunghi un po', però ripetendo i motivi per 9 volte, in questo momento mi misura circa 87 cm e come misura va benissimo. Adesso io vado a fare un ultimo giro che mi serve per poter poi cucire la parte più corta, quindi la parte più corta con la parte di sotto, e per fare quest'ultimo giro io vado a fare questa maniera: mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta di base e vado a fare una maglia bassa. 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, salto le maglie alte, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, salto le maglie alte, vado qui nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 6 maglie alte, 6 catenelle, 2 3 4 5 6, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, ripeto, mi servirà per poi poter cucire questa parte con quella di sotto. Per terminare il giro, l'ultimo giro, ho fatto le ultime 6 catenelle, entro nella terza catenella iniziale che qui aveva la mia prima maglia bassa e faccio la mia prima maglia alta e faccio una maglia bassa. Vedete, questo mi è servito per rendere più lineare la parte superiore del mio rettangolo. Benissimo, adesso che ho finito qui, io devo andare a cucire. Allora, come vi ho detto, io adesso devo andare a cucire il mio rettangolo. Ho un rettangolo che è lungo circa 87 cm e largo circa 56 cm. Adesso io prendo la parte inferiore del mio rettangolo, vedete, io ho un rettangolo,
Vado a prendere la parte inferiore del rettangolo e faccio combaciare i due lati più corti. Però, siccome io voglio che sia infinito il mio scaldacollo col cappuccio, che faccio? Prendo questo lato, lo faccio andare da quest'altra parte. E questo angolo qui lo faccio andare da quest'altra parte, proprio per creare quella caratteristica della stola Infinity che ho realizzato l'anno scorso, solo che a questo momento è uno scaldacollo con cappuccio, che io ho detto voglio proprio dargli quell'effetto Infinity che ho qui realizzai le stole l'anno scorso. Benissimo, adesso io andrò a cucire da questo lato a questo lato e il mio scaldacollo cappuccio Infinity sarà terminato.